ci dovremmo essere. Tutto quanto a posto, perché sono arrivato un po' in ritardo. E già n'hai marmotto. Sente, perché sono arrivato la tosse, il covid. Sono arrivato un po' tardi. Sento tutto quanto a posto, impostato bene. Apposta. Buono. Tanto mi preparo già ad andare nel gare online. Probabilmente giochiamo quando arriva gente. Perdonatemi. Ciao Junk. Ciao Junk di nuovo. Intanto spammo dove devo ancora spammato. Come perdere la voce? Urlando per un axe avversario prima. Vabbè, evitiamo questi racconti molto tristi. Si fa oggi, ragazzi, non c'ho voce, ora appena possibile vado a prendere un po' d'acqua nella speranza che mi torni. Cosa si fa oggi? Pokémon Player Cup. Fine. Che sarebbe la qualificazione per i mondiali Pokémon online, molto tristi e molto covidosi. Spammato qua. Telegram ha spammato. Non ho spammato su Telegram. Ma rivediamo subito. Ok, spammato ovunque. Non so più dove spammare. Ok, ha spammato ovunque adesso veramente. Allora, vi mostro intanto il team. Non dovrebbe... Oh, ok, perfetto. Vi mostro intanto il team, come volevo dire. Ovvero,
Dracozoltone, Liforb e la Capture decide saggiamente che forse è meglio di no. Allora, riproviamo, facciamo così magari. Qua. Allora, praticamente è questa con per appunto Dracozolt, bello Liforboso, con Insett che è uno dei classici da Dracozolt, forse non il fatto che abbia batti Pietra Possibile Protect, però abbastanza classico. Incineroar. Ah, ma sono stupido! A Incineroar ho dato la Menta Cauta come oggetto, ok. Lasciate che vi spieghi, eravamo ieri, io e il marmotto, tipo a meno di mezz'ora dalla fine delle... dalla chiusura delle iscrizioni e ci siamo messi noi due a buildare in 10 minuti, quindi marmotto, scusami. Marmotto, ho tradito la tua fiducia. Gli ho dato la menta come strumento. Sono un genio. Ciao. Cialo. Ok, adesso ci siamo veramente. Quindi, gara online. Ok, quindi stavo giusto dicendo. Vabbè, ci teniamo un attimino da capture così, dai. Dracozolt dicevo con il set classico alla fine, un Clefairy simile a quello del team Rain, praticamente quasi identico se non per una distribuzione leggermente più mista, questo perché il torneo si gioca in Season 5, quindi Cinderace c'è e c'è Dragapult che può essere fisico, può essere speciale. Ho voluto farlo abbastanza misto per evitare problemi da una parte e dall'altra. Facciamo misto e chi si è visto si è visto. Come è andato il rientro a scuola, ragazzi? Non ne parliamo, andiamo avanti. E poi abbiamo Rillaboom con Miracol Seme. Un pastiglio sarebbe bannabile, sì. Confermo. Rillaboom anche questo decentemente classico con forza equina. Per quando dovessi mai gigamaxizzarlo. Cinderace, più classico dei classici, però VP con Primarina che fa sia da trigger con Acqua Getto, sia alla fine da attaccante che fa dei gran danni, che può essere tranquillamente un Dynamax perché è AV, gli evice gli ha, insomma, è buono. E poi Incineroar leggermente più difensivo, ma comunque con un buon investimento in attacco, con sia Snarl sia Parting Shot. Così posso decidere se abbassare ad aria oppure nel caso in cui volessi abbassare l'attacco fisico e scappare per poi rimettergli in intimidate o parting. Ho voluto farlo così. Allora. Sono stupido, devo confermarlo. Ci speriamo alla prima partita. Andiamo. Ragazzi, si trova il pardo. Non lo so cosa faccio. Però qualcosa faccio. Perfetto. Testimone marmottone che ho trovato due volte il pardone. Con una ci ho vinto di disconnessione letteralmente in team preview, quindi è stato veramente orribile. La seconda la si è vinta con un po' più di fatica, ma vediamo chi troviamo. Ok, un giapponese, non corriamo il rischio di trovare il pardo. Tanto ragazzi, ditemi chi di voi proverà a qualificarsi. Allora, questo è un bel Sun. Vogliamo dire subito che qui Lilligant è un problema finché Dracozolt non setta il campo? Sì che possiamo dirlo, certo che possiamo. Ah, io parto Dracozolt Clefairy perché
potrei partire da Draco Zoltin Senior a fare fake out su Lidigant se lo mette in team preview. Il punto è che se in preview, come penso, metterà Torkoal, sì, Torkoal, scusatemi, Lidigant, Charizard, con poi la possibilità di switchare in Torkoal a seconda di chi dei due vuole fare attaccare, io parto Draco Zolt Clefairy, così se mi addormenta Clefairy, metto il campo e fine. Se mette Charizard, non ha modi per redirettare il colpo se non Lightning Rod di Repeller, ma insomma, spero di no. Ok, avete capito. E poi porterei, allora, Rilla quasi sicura, anche se mettiamoci prima Rin e Cinderace, che dite? Volevo portare Lillaboom per obliterare con Glassy Glide, ma dubito che porterà Rhypedor. Penso porterà Torkoal, Lidigant, Charizard e Whimsicott. Whimsicott gli può servire. Cheat, infatti, ne sono sicuro, raga, perché i ragionamenti quando li faccio sensati sono sempre sbagliati. Whimsy, Charizard, ok. Lead abbastanza classicotta. Ora, la cosa che più mi può dare fastidio in realtà è Taunt più Maxgard. Quello sì, quello mi darebbe veramente tanto fastidio. Io qua però Dynasite tiro dritta per dritta su Charizard, siete d'accordo? Tanto i Whimsicott con Taunt sono veramente pochi. Le mosse classiche sappiamo tutti quali sono. Sono Tailwind, sì, appunto. Sono Tailwind, sono Protect, Switcheroo. Taunt è tipo l'ultima che si calcolano, mettiamola così, piuttosto Protect. Però boh, vediamo. Comunque c'è anche da dire, c'è anche da dire che potrei tranquillamente, preso in un momento di follia, fare Dynajet su Whimsicott. Quindi se non ecco Baberli, se non Focus Sash muore, toglie Charizard, però l'hai portato veramente alle pelle. No, ok, Lidia. Perfetto, il turno perfetto. Inabilito immediatamente il sonno per 5 turni. E soprattutto prossimo turno posso redirectare un'altra volta e buttare giù il Lidigant di Dynajet. Così da non prendere, cioè così da, scusatemi, così da essere più veloci Charizard una volta finito il Dynamax e dovermi rischiare un becco shock missato. Vediamo. Protegge l'altro? No. Arriva e follow me. Giorno di sole, ok. Però, amico mio, attivi clorofilla, ma ti becchi da una saetta e rinunci un po' al tuo bel sonnifero. Che la dici? Bene. L'utilio ci di mangi per lì o quella in civita? Secondo me no. Sarebbe stato fantastico. Che può imparare, Lidigant può imparare forza lunare? Sentite, io non mi prendo il rischio che forza, che doppia forza lunare possa arrivare. Quindi vado diretto di Dynajet. Divento più veloce con Dynajet, da quanto sono 139 per 1,5, no. Ma che dico, sì che ci arrivo. Cioè sì che lo supero. Non ricordo la speed di Charizard, devo andare a controllare, ma non avevo abbastanza tempo, quindi lo scoprirò solo vivendo. Tanto arriva il follow me. Verde bufera, questa fa male. Manco tanto, ho spreadato bene sto coso. Però avrei preferito un po' meno danno. Qua arriva Dynajet, te direi che te ne muori proprio. Appunto, Whimsicott ha attaccato, non ha usato la mossa di stato, quindi mi preoccupa veramente che possa avere magia per l'io. No, tirato falso lunare, buono. Mi fa una bega. Ma guarda, spero non critti tutti.
Raga, mi si vede, per favore, ditemelo. Ok, mi si vede. Ragazzi, tutti con le mani al cielo perché devo beccare questo becco shock. Tutti con le mani al cielo, facciamo la sfera Genkidama di Goku. Intanto bentornati, per chi si fosse trovata live disconnessa, scusatemi. Ragazzi, se anche ha fatto Maxguard, io ho fatto follow me perché non mi voglio prendere Moonblast, aggiungerei giustamente. E soprattutto Charizard sotto Tailwind è più veloce di Draco Zolta più 1. Quindi tutti con le mani in alto facciamo la sfera Genkidama della fortuna, o meglio della non sfortuna, perché alla fine è 80 di precisione, è un idropompa. Tutti con le mani al cielo, ragazzi. Qua arriva Wildfire. Non penso invece che basti un Moonblast poi. Genkidama, ragazzi. Ragazzi, su con le mani. Yes. Ok. Oh, per me prendere l'80 di accuracy è qualcosa di fantastico. Oh, l'abbiamo presa. Buono. Allora, qua abbiamo vinto. Palesemente. Cioè, chi ci rimane a noi ancora? Ci rimangono tre Pokémon, tra cui un Dracozolt che muore ora. Ma io ho Cinderace. E non mi gioco Pyroball. Anzi, sì, a sto punto giochiamocela, dai. Voglio fare proprio... fan brodo alle moto. Voglio fare proprio il ragazzone simpatico. Ragazzi, petizione per distruggere tutte le moto? Non voglio neanche che mi batta con un Pokémon in più. Hashtag shot tutti i Pokémon. Sì. Ma in realtà, cioè ti... shot tutti i Pokémon, ma in realtà li ho shotati io a lui. Ha abbandonato. Buono. Intanto siamo in 7. Ciao, ragazzi. Ah, ecco i punti, non trovavo i punti. 1515, ok. Diciamo una buona media per riuscire a qualificarsi sono i suoi 1680/1700, quindi ne avrò da lavorare. Obiettivo perderne poche. Non trova nessuno, mannaggia lui. E sì, pure gli autobus, buona. Ci sono anche da scrivere, sì. Marsh, 1052. E basta con sti Charizardi. Charizard, Bronzong e Eliolisk, le moto. Tra l'altro Bronzong e Duraludon mi preoccupa da una VP. Anche qua Draco Zolt Clefairy, siete d'accordo? Chiedo a voi, io qua partirei Draco Zolt Clefairy e Lillaboom dietro e Cinderace. Oppure il piano B potrebbe essere portare Incineroar e iniziare a sfiancare l'attacco speciale di Charizard da son di Snarl. E magari accompagnarlo con Primarina che in quanto a V regge bene. Ditemi voi. Io sono più per il Dracozolt Clefairy con dietro Rillaboom e Cinderace comunque. Che perché prima Lina prende dei bei cartoni da Heliolisk e Insi da Doradon, quindi. Sì, dai. Partiamo così. Ah, ma ecco perché va merda la connessione. Sta diluviando, ok. Facciamo così. Fatemi controllare, ragazzi, che sta diluviando. Vi torno subito, vado un attimino a prendere anche un po' d'acqua, arrivo.
Eccomi. Allora, molto velocemente, una densità non su Charizard ma su Sableye, perché c'è anche il rischio di Aliswitch. E Follow Me, se fa Quash muore, muore Sableye. Ma secondo me qua fa Aliswitch. Aliswitch will fall. Non so, vediamo. Comunque sto streamando e ho visto adesso che fuori c'è il diluvio universale con un bel temporale. Quindi insomma, speriamo in bene, perché se salta la connessione durante la partita non torno in live, vado a piangere. Ho modo di spammare gli shiny che si fa. Sì. Senza dubbio. Ragazzi, chiamatemi nuovo master di questo gioco. Non so che altro dirvi. Che ha fatto quel robo lì? Giorni di solo, ok. E poi muore. Ma no, non è tanto il vento, è più che altro la presenza di lampi e tuoni che mi spaventa abbastanza al vedere il mio computer morto, fulminato, però. Ragazzi, per me lo fa Aliswitch. Io vado di Dynajet su Sableye. Anzi, diciamo che lo faccio su Charizard. No, non me la posso rischiare così tanto sta cosa qua di Aliswitch, devo andare abbastanza safe. Dynasite dritta per dritta su Charizard. E Follow Me. Ve lo dicevo. Quando ha fatto Dynajet. Vabbè, però non potevo rischiarmi così tanto, ragazzi. Prendo un hit su Clefairy. Comunque una wildfire anche sotto sole da regge. Se vuoi sei breakout, anche io. Non dovrebbe buttarmi Joker che è sotto solo, che è sotto al potere, invece mi butta Joker. Beh, che non è quello 2-5 di SPDF. Problemino. Ma sta grandinando? Ma che cazzo? Vabbè. Ah, che bei tuoni. Si spegne il computer, io quanto mi arrabbio. Però deve mettere per forza di cose Cinderace e sperare o che lui non abbia Max Whirlwind. Ragazzi, io non so se fare come si chiama, se predictare la Max Guard più Dracomitor e fare magari il Covid. Sì, facciamo così. Ah, sembra una pazzia e lo è probabilmente, ma per me fa Max Guard quel Charizard. Io vado di Quake da quella parte e Bounce Charizard. No, protegge lui, ok. Aveva senso in realtà la Protect su... Oh, che bel tuono. La Protect, dicevo, su... su Charizard. Se ha fatto così mi sa che è Whirlwind qua, 1000x1000. Vediamo. Non ha Whirlwind, ha Dynasism. Perché Dynasism? Cioè, più che altro perché sopra Whirlwind? Boh, ma mi tira giù. Però... sto facendo due calcoli a mente, perché non voglio prendere il calcolatore. No, ragazzi, se c'è il computer che sta caricando cose, no? Resisti.
Comunque ciao Carlo Cracco. Il sito è riconosciuto, ma ti chiamo con il nick di Twitch. Ah, dicevo, guardate adesso alla fine del Gigamax quant'è il range di vita. Secondo me da Bounce più Grassy Glide viene giù. Sono mira col seme. Sono mira col seme. Qua Protect predictato perché quello è l'ultimo cambiamento che ho fatto privazione. Però se prende Dracomito l'ho perso. Draco Pulsar è più veloce. Ah, è vero che io sono fatto apposta per essere più lento di Indeedee. Brutto colpo. Crittalo anche tu. Ah, giusto. Dimenticavo che sono io. Lot pesa. Sì, è un prosciutto marmot. Dovrebbe reggere lì là. O faccio i jump kick. Però se proteggi Groudon è ancora più perso di quanto già si è perso. Ci devo provare e minchia che tono che sta facendo. Ok, non l'ha fatto. Ha missato. Oh, ha missato i two wave. Questa è tanta roba. Questa è veramente tanta roba. Questo miss di two wave è molto sculato, ammetto. Ma è tanta roba. Ho sentito il rumore di sospetto. Si sono i danni fanno fuori. Ed è sono pauroso. Helio Disc? Quanto è veloce il disco? Sto controllando. Io non riconosco sti Pokémon che non si calcola nessuno. Arriva a 177 con la natura. Io quanto arrivo? Ok, non mi faccio problemi. Del sole no, devo sperare solo che non sia Focus Sash. Se non è Focus Sash qua muore di Pyroball che non deve missare grande. Qua se non è Sash muore di Pyroball, dicevo, e io non muoio da Heatwave. Non è Sash. Heatwave che missa un'altra volta. Sì, Marmotto è lui, l'hai detto prima, è asciutto. È asciutto. Guarda che altre palle infuocate che non missano a differenza dei suoi due. Oh, ammetto qua lo devo ammettere. Ho axato. Questo è Axe, effettivamente. Etrelama, che non penso mi tiri giù manco piltando. Ah. E invece sì, mi ha buttato giù. Come cazzo ho fatto a buttarmi giù? Infatti
Infatti a me ho detto non uso metal tessata perché con ti me la di, cioè se fai heat wave mi distrugge. Peccato. Avevo scordato parecchio, eh. C'è anche a dire ragazzi che gli Ally Switcher fanno schifo. Che bei tuoni. Anthony 1545, che questo è abbastanza altuccio. Cioè, più di quei dei due di prima. Vanillo X Balaskew. Perché Vanillo X Balaskew? Vabbè. Talonflame, Toxtricity, Rillaboom e Passimian. Allora. Degli Joy-Con. Ma no, Marmotto! Ma non l'ha voluto lui, povero asciutto, devi sbannarlo, poverino. Cioè, Streamlabs che non riesce a stare al passo con la chat, quindi aggiorno. Allora, facciamo un bel fake out su Vanillux. E Steel sullo stesso, se io te lo giuro. Dynamax anche lui. Ma questo è Vanilux quindi. Pff. Dynamaxizza Vanilux davanti. Allora, Balaskid è più veloce di Cinderace. Oppure è già partito il mio Dynamax, visto che stavo tipo sbannando Carlo Crack, non l'ho visto. No, è più veloce lui? Maxgard? Non lo so. Non è 188 speed. Vabbè. Poi la scopriremo tutto. Tanto arriva Gemis. Ha fatto Maxgard? No. Più veloce lui. Ma come? Qualcuno mi controlla. Ah, hai già sbannato. Ok. Qualcuno mi controlla quant'è la speed di Balaskewda, per piacere. Cioè, per piacere. Il rumore di sottofondo della mia sorella è una rom. Piccuglioni, ok, buttaggio. Buono. Stanno controllando secondo quant'è la speed di quel coso lì. Che sono estasiato. Barlaschiu. Vabbè. Grazie Windows. Barlaschiuda. 50. Ah, ammazza! Da Jolly arriva a 206. Minchia, è velocissimo. Non lo ricordavo così tanto veloce. Cioè, è quasi veloce quanto Dragapult di base. Senza Swift Swim.
Qua vedo i Giga Fiammo Palla, Base Power 160 su Toxtelicity, lo squaglio. Dana Flusso, sono diventato di acciaio, figlio mio. E se hai fatto su Insi non me lo ti legge, ma tipo mai nella vita. Ok. Che sono io più 1, te a meno 1 e adesso vi faccio anche parting shot. Però ora tiro Giga Fiammo Palla sotto lane. E questo non è bene. Oh, ma lei gli fa male. Torni tipo fuoco. E arriva la Giga Fiammo Palla. Boom, questo è il danno di una sotto pioggia. Overdrive. Ya, yeah, ok, ho letto. Spara in gola. Me lo fai snart, tra l'altro. Vabbè. Parting, vai a meno 2. Qua lilla. Vediamo un po'. Stavo pensando di fare Woodhammer o Glassy Glide. Allora, faccio Glide o la priority e non prendo neanche attacco di barra schiuda, ma non sono sicuro di. Sì, di barra schiuda, ma non sono sicuro di buttarlo giù. Se invece vado di Woodhammer, mi tira giù Cinderace, io tiro giù barra schiuda e Toxicity tira giù me. No, è meglio fare il bro scivolata qua. Protegge la fine. Non protegge. Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Dynajet. Ok, quindi attacca Lilla Boom. Un pazzo scatenato. Ma è un pazzo scatenato, signori. Cioè lui si. Madonna, ragazzi, vado a ucciderla un attimo. E qua con Toxicity reggo. C'è già un pazzo scatenato. Lui rischia sui roll. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? È tipo il mio opposto. Rischia sui roll, io non mi azzarderei. Buttato giù, buono. Muoio di. Ah no, non muoio di recoil perché sono. Sono VP. Quindi non muoio neanche. Vedete, ragazzi, mi muto per un po'. Ne mentre. Un attimino. La rossa ci puzza. Sì. Ok, dicevamo. Io qua cosa ho fatto? Ho fatto bounce, vabbè, sperando che mi avesse colpito l'altro, ma qua erbo scivolata fa male. Critone? No, rollazzo. Non mi aspettavo di buttarlo giù. Mi aspettavo di aver lasciato vita rossa, sarei morto. Però senza più Gale Wings non sarebbe stato più veloce. Cioè, sarei entrato di Incineroar Dragozolt, Fake Out, tiro giù Toxtricity, Bolt Beak, tiro giù. Talonflame invece è andata meglio del previsto, dai. Anche questa è andata. Andiamo così, tanto una cosa vale l'altra. Talonflame con protezione, ok, ti sei militato la Lose solo per la Lose solo per questo. Ops. Stavo facendo roba che non dovevo fare.
Cioè, fatemi capire, non ho messo il... Ma io sono stupido forte. Aspettate, vediamo la partita, poi lo metto. Allora, aspettate. Tanto qua ne puoi fare fuori una alla volta, o ti prendi monitor oppure ti tolgo l'item. Ti prendi monitor. Poi rientro, ti rimetto intimidate. Ovviamente me l'ho dimenticato di mettere il le iscrizioni. Sono stupido, so. Vabbè. Comunque ora gli rimetto gli intimidate per il monitor che ho fatto. Ho di nuovo il fake out. In generale lui è tipo a meno 3. Sì, a meno 3 d'attacco e meno 1 d'attacco speciale. Ha palesemente perso. E non mi può fare niente su Dracozord perché baldeali. Sì, protegge, convinto di vincere. Io con un riassalto che non può missare Life Orb Hast non ti faccio male, no. È meno 3, lo voglio capire sto guaglione. Insomma, cosa mi tira giù. Sì, ce l'ha fatta. E poi ti prenderò assalto. Che non può missare. Ok, e che lo manda a quella in vita. Allora, in questo momento ha vinto, perché ora con Baldeali mi toglierà 149 PS quando non ha mosse super efficaci ed è meno 3 d'attacco. La gioca fino all'ultimo, piuttosto che per perdere tempo. Per perdere tempo. Ok, hai perso, guaglione. Oh, arrivo subito. Ci siamo. Ok, scusatemi.
Ci facciamo l'ultima mezz'oretta di Lives e poi stacco perché ho da fare un botto di roba. Stanno anche iniziando le nuove rubriche sul canale che vedrete prossimamente, quindi fatemele fa. Avversario. Ok, giapponese 1500 appena iniziato. Bene, facciamo subito capire chi è lei di questa sfida. No, no, no. 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 No, non ci siamo capiti. Ne vogliamo parlare? Poi Draco Zolt tra l'altro fa il devast. E anche Sindelis, sì. Me la gioco così. Ragazzi, ma perché sta gente? Cioè, sta gente pensa di qualificare. Ah, non è vero, è un giapponese che tra l'altro hanno già praticamente la qualificazione in mano. Quindi non serve neanche che la giochino. Ma la giocano questi team del... Non mi esprimo. Esprimetevi voi. Io non posso. Umbrione Jolte. Qua fa male Glide, Miracle Seme sotto campo su Jolteon, eh? Anche la Dynamax fa male. Qua vado di Steel più Glide tutto su Jolteon. Quando vuole prof, grandelo. Dynamax di Jolteon, quindi ho fatto bene andare doppio. Anche se Steel non è molto efficace, ma Glide farà un danno che manco avete idea. Si è bloccato tutto? Ok, si è ripreso. Ok, Dynamax. No, pensavo ora cosa potrebbe fare Jolteon, dico. Vediamo il danno di Glassy Glide. Metà vita un Dynamax. Steel, abbiamo avuto la stessa idea. Questa però farà malino. Aspettate ragazzi, Steel Spike da cosa parte? Piano, andiamo a controllare. Faccio la telefono se non vi dispiace. E li picca, ok. Questa fa male. Aia. Ok. Sto cercando cosa impari tipo. Acciaio. Scusate per lo sbadiglio. E qua. Una bella Daina pugno. Meglio fare dall'altra parte Daina pugno e fare mazzo legno, vero? Ho sbagliato, non ho fatto Daina Pugno dall'altra parte. Lo sapevo, faceva Max Gar. Lo sapevo. L'ho anche detto, Daina Pugno meglio farlo dall'altra parte. Porca troia, dovevo tornare indietro. E poi farà ripick. Mannaggia me la mia testa. Sto cercando che dimostri stili. Impara solo Coda acciaio, come stavo giusto pensando. Quindi sì, è tipo fisico sto coso. Ok. Bel Daina pugnetto di qua. E Grassy Glide magari clitto per compensare il misclick. E invece no. Ok. Steel che non mi farà una bega. Sono più di difesa e tengo un attacco speciale fisico, scusami. Quindi qua avrà fatto le picche, quindi
qua mi tirerà giù il boom, ma io qua gli tiro una bella, un bel danno a pugno su Umbreon, che anche se a P2 fa male, fidatevi. È P2 di difesa, eh. Vado a pieno d'attacco per cercare di compensare il suo P2 e posso entrare tranquillamente di Incineroar. L'ho portato in Incineroar, vero? Ho portato Primalina. Penso di aver portato Primalina. Boh, ora vediamo. Sicuramente ho portato Dracozolt. Questo me lo ricordo, ma non lo userò ora, Dracozolt. Non davanti a Umbreon con le big. Sì che l'ho portato Insi. Quando mai io non porto Insi? Forza interiore non ha sincronismo, ok. Dai, vai avanti. Si potessero skippare le animazioni, mannaggia loro. Switch sicuri su Iron Head, ha solo Vaporeon. E ha appena Dyna protetto sto coso, no, appena fatto Steel Spike, scherzone. Spero faccia una mossa più prevedibile, protegga Jolteon e attacchi con Umbra. Ok, non ha proprio protetto con nessuno dei due. Non mi sale calcio in volo perché mi arrabbio. Bravissimo. Non basta? Cosa? Ma no! E chi gli passa? Non lo so. Mi è passato un P2 in difesa, beh. Non lo sto capendo. Il ragazzo è così confuso che mi sta confondendo, ragazzi. Poi va il fulmine di Pegasus che fa malino. Non mi paralizzare, non t'azzardare. Ok, bounce. Me ne vo. Lo via. Urlo rabbia. Non butta giù Jolteon. Manda meno uno. Vaporeon era questo. Secondo urlo rabbia lo mando meno due. Tiro giù Jolteon. E bounce su Vaporeon male lo fa. Inoltre facendo bounce io eludo il prossimo attacco di Jolteon, non so se interessa perché sono più veloce, quindi lo costringerò a colpirmi Incineroar. E il meno 1 fa molto comodo, che ora diventerà un meno 2. Fango sberla, che cazzo di set aveva, ragazzi? Paralizza? No? Arriva Scald su quello slot lì. Non mi manda la bacca. Non mi sale su Jolteon. Uno due ha missato. Ed era Jolteon. Scontato come boh. Qua sopra fulmine devo mettere lui. Ho sentito fare questa manovra disperata. Cioè dire che Umbreon che ha dietro lo teniamo, lo stiamo tenendo letteralmente. Decideremo noi il suo destino, ok? Dobbiamo sperare più che altro che non si sia portato dietro Jolteon. O no, più che altro Jolteon, scusatemi, Sylveon. Questa dovrei leggerla teoricamente parlando, infatti è così. Mi riprendo con la bacca. Ora, Insi, ti do il permesso di missare quante volte vuoi, ma non adesso e non su Jolteon. Bravissimo. Prende tutte e due. Jolteon va giù. No. Jolteon va giù.
Vogliamo parlare di quanto sia bastardo questo che fa il fango sberla sull'asta? Non missare. Non te. Cioè te, non missare dopo. Non te. Non su Jolton. Ti supplico. Bravo. Buttate giù quell'infame. Fulmine, Iron Ned. Prote, sì, Iron Ned, Iron Tail. Fulmine, Protect e fango sberla. Il set rompi le palle alle persone, veramente. Che schifo. Allora, tirare una bella fuoco carica di lì. E mentre metto Sindelis, tanto non penso farà la mossa acqua su quello slot, piuttosto fa un Ice Beam, se ce l'ha. Icy Wind, ok. Che missa su Incinero, cazzo, non poteva missare dall'altro? No. Già tanto che abbia missato, me ne sto zitto. 2 PS di danno, ottima. Il drop in velocità pesa. Arriva il picca, da quello slot lì ovviamente, me lo tira giù. No! Ora che andammo a meno 1, è un meno 1. È un 80 di accuracy, sì. Secondo me qua lui protegge. Cioè fa individuo con quell'altro maledetto lì. Boh, per me lo fa. Nel caso non lo faccio, gli tiro il terzo Snarl. Buono. Buono. Se missi Dracozolt, te lo giuro, mi arrabbio. Sto missando degli 80 di accuracy, ma manco stessi giocando con falce cannone. Sarà una grande player's cup. Andiamo a meno 4 quel Vaporeon lì. Ce la fai? Bravo. Già a meno 4 non me lo tiri giù, meno 3 scusa. Punto che ora sculato di turno si ritrova 2 contro 1, ok, Vaporeon lì è mezzo morto, ma guarda caso 15 PS ho e lui è ancora un Evolution, qualunque sia oramai è più veloce perché sono a meno 1. Ma giustamente tutto ciò perché? Perché si è evitato Urlorabbia all'inizio su Jolteon. E adesso pure il becco shock. Praticamente è come se avessi giocato con idropompa. Ne avessi tirate 5. Di quelle 5 ne ho presa tipo una. Forse 2. Aveva Sylveon tra l'altro, che era più lento di me. GG al nostro avversario, punto di domanda. Perché non è un GG per un cazzo e niente. Non ci basta il kill, guarda. Tanto qua fai per voi se prendete 2 kill. Tiro giù. Ah, sono comunque più veloce, ok. Non riesco a prendere la kill. Muoio di recoil. Il one eye per voi se la finisce. Moltissimo meritata, devo dire. Proprio una delle partite più meritate che abbiamo mai visto, senza dubbio. Facciamoci l'ultimo e stacco. Quando ho lanciato il Joy-Con ho spaccato ancora di più lo schermo del mio cellulare. Ottimo, il mio cellulare. Gne.
5 giorni, sono tornato inizio live, che bello. Oh madonna mia, un send. Chiamiamocela così. L'ultima ragazzi, poi vado. Mi aspettavo una roba del genere. Ok. Guarda, con la fortuna che ho, si vuole triggerare la weakness con braccio teso. Dall'intelligenza media delle persone che incontri di solito. Guarda, non ha corpo chia. Non sto piangendo. Non sto piangendo. Non ho neanche corpo chia. Anche corpo chiaro. Non ha corpo chiaro. Ma come fai? Ma come si può fare? Vabbè. Io boh. A questo punto snarlo. Anzi, a questo punto faccio parting shot di qua. Io provo. Sperando che abbia fatto i Dragon Darts. No. Dynamax. A meno d'attacco. Ma gli vado anche di parte. I parti. Scusatemi. Ragazzi, non è neanche corpo chiaro in una parola. Per definire queste persone. Cioè sì, una parola ce l'avrei. Buono. Ok, speciale. Oppure a sub, vediamo i danni. A meno uno fra questi anni qua, secondo me è speciale questo. Parting. Vabbè, lo scopriamo subito se è speciale. Perché ora metto Lilla. Ho portato Lilla, no? No, ho portato prima Lilla. La metto se va di Dena Saitta, sappiamo che attaccante è. Ovviamente faccio fondo mie, non è che la uso come cavia. Beh, che a meno uno attacco speciale in realtà. E con la V da parte mia, secondo me leggo comunque bene, ma insomma, non prendiamo sti danni in più. So se fare gran voce. O direttamente Moonblast. O se Dynamaxizzare. Facciamo forza non alle diretti. Tanto lo gestisco bene in Incineroar, non serve buttarlo già subito. Ritira da... Cosa sta facendo? Vabbè, butta via il Dynamax che mi va benissimo. E mette. Ok. Danno te lo faccio, Taunt, guarda, stavo già per dire metto Insi. E quindi lo farò. Qua Moonblast male fa male. La voglia. Qua tiro dentro Incineroar, gli mando meno 2 Insi e meno una ex cadere qua con gran voce, faccio dei danni sotto pioggia. E veramente solo il creatore riconosce i danni che faccio. Toglie Incineroar. Giustamente lo voglio preservare, mette Dragapult immagino. Esatto. Senza più il Dynamax, però non so perché quello switch. Ma manco Max Guard, cioè già lo fai senza corpo chiaro. Dai Max Guard. Qua lui con Iron Head non mi fa niente. Se mi fa tentennare, ok, la fatto io. Buono. 30 PS. E qua. Hyper Voice. Buono.
Se metti Insi, faccio direttamente Dynamax Max Starfall sullo slot di Dragapult. Si da evitare fake out vari. Speed Titan è il mio Insignor su Insignor, che appunto. Quindi direttamente Dynamax qua. Switch out e metto Clefairy Dynamax Starfall. Vediamo giù cosa fa. Fulmine, quindi era speciale, ma a V mi fa questo danno. Starfall tirato giù, buono. Questo è vintissimo, buono 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 buono. C'è già fatto il suo ultimo Pokémon, vero? Invece no. Non ci aveva fatto vedere e ci rovina un po' perché preferivo avere la Rain. Ho qua tiro Dynaflux da questa parte, che parte da acquagetto. La lotta finisce per l'abbandono, ancora meglio. Buono. E direi che è vinta. Cioè sì, è vinta, fine. E direi che è vinta. E vediamo un po' la squadra lotta di sto qua. No, peccato. Veniamo alla lotta e andiamo a vedere qual è la nostra posizione globalmente. Io vi invito ora più che mai. 2500esimo, ok. Dicevo, vi invito più che mai in questo momento a seguirmi su Instagram, perché i risultati delle varie giornate della Players Cup ve li pubblico, dividerò quante sono state vittorie, quante sono state sconfitte. Ovviamente da quando ho staccato la live, questo ne tengo conto. Però da quando stacco la live vi dico quante vittorie ho fatto, quante sconfitte e eccetera. Quindi seguitevi su Instagram, i link li trovate in chat o nella descrizione o nelle informazioni del canale o su YouTube. Semplice, no? Ecco i link in chat. Vi invito a passare dal mio server Discord, passare dal canale YouTube, dove stiamo per iniziare nuove rubriche molto carine, alla quale ho lavorato in questa settimana, perché secondo me prendevo una settimana completamente di pausa. No, dovevo per forza lavorare qualcosa, se no il mio cervello si rifiutava di riposarsi. Quindi io spero, mi auguro che anche voi vi candidiate e che riusciate soprattutto a qualificarvi per i mondiali. Ma io stacco, ci vediamo domani, o domani sabato che sto a D. Ci vediamo mercoledì con un video di guida di assistenti e venerdì con il provvisore della nuova rubrica.